La svolta. Martin Lee è in prigione e il respiro del diavolo è sotto controllo. Finalmente posso aiutare il dottor Octavius a cambiare il mondo. E lo auguro, eh. Perché? Doc? Parker! In tempo per un brindisi. Brindisi? Ehi, ma dove sono le braccia? Oh, wow. Pazzesco. Ma come ha fatto? Rete neurale intracranica. Velocità di trasmissione sotto il nanosecondo. Maggiore dei segnali interni al cervello. Figuriamoci di una protesi esterna. È fatta, Peter. E nessuno può toglierci il merito. Fantastico. E la tua rete neurale è stata la vera svolta? Ma non è ancora pronta. Ci sono troppe incognite. Ma meraviglia. Su, da un'occhiata. È straordinario. Un piccolo errore. C'è sempre un errore. Si può risolvere. Allora, da qua. Qua. Oh, praticamente questi non si possono sbloccare. Per il momento metto questo. Non penso sia giusto, almeno. Vabbè. Vediamo un po'. Metto meno 2, per esempio. Poi aggiusterò. E qui c'è uno sbaglio. Questa mi giunge nuova. Se io metto questi, poi non fa. Proviamo a mettere uno. Ma non passa comunque. A meno che non abbia sbagliato tutto. Ok, metto questo. Ah, ecco com'era in realtà. Vediamo se funziona. No, questo è peggio del previsto. Il massimo è 5. Cioè, il limite è 5. Penso che dovremmo farlo passare da qui. Metterlo qui. Qua fare così, questo così. E qua provavo a dire a mettere delle cose a cavolo. So che sarà sbagliato. Penso che dovremmo cambiarlo in questo modo. Non farlo passare da qui, bensì farlo passare da qui. Quindi in questo modo. Eh no. C'entra niente. Come si può fare? Forse così. Ora dovrebbe stabilizzarsi. Ok. Eh sì, perché là avevo messo 2. Cioè meno 2. Maledizione, il picco è a cascata. Non so se posso risolverlo. Facciamo meno 1. Poi qui ci mettiamo. No. Questo, questo. No, cavolo. Questo è 7. Qua non lo possiamo cambiare, quindi 2. E qui 3. Ok. Risolto tutto. Risolto, vabbè, è una parola grossa. Però non ci siamo. Doc? Tutto bene? Dottore, forse c'è un problema. I problemi sono ovunque se li cerchi. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Ma qua non si parla di fortuna, si parla di stare bene o male. Portiamo al mondo la nostra opera. Otto, la nostra rete non isola i neuroni motori. Se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più test. Basta con i test! È la prima volta in vita mia. Mi sento un fallito. Mi sento solo me. Lei non è un fallito. Ma così rischia danni permanenti. La prego. Sì. Giusto. Coraggio. Manca poco. Devo solo testare meglio
Vai. Vai. Va tutto bene? Sì. Grazie. Per tutto. Siamo in diretta dal Grand Central Terminal per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne. Martin Lee è dietro le sbarre. Io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini. I newyorkesi devono prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di questa città. Il giorno delle prossime elezioni, ricordate quello che ho fatto? Oggi possiamo sentirci tutti più sicuri. Bugie! Tu non immagini quello che ti aspetta. Che cavolo! Tu non immagini ciò che ti aspetta. Cioè, ciò che ti aspetta. Mo, vabbè. Dovrei sentire Miles. Pete? Ehi, Miles. Volevo chiederti come hai preso le notizie su Martin Lee. Ascolta, se decidessi di lasciare quel lavoro, io e zia May capiremmo perfettamente. Quando l'ho saputo, volevo tirarmi fuori. Poi ho ripensato alle parole di mio padre. Un eroe è solo un uomo che non molla mai. È vero. Ammesso stia facendo quello che è giusto. Ti ho trovato io il lavoro, ma non sopporterei di saperti ingabbiato dove non vorresti. Queste persone non hanno colpa per i crimini di Martin Lee. A loro serve aiuto e io sono qui per questo. È quello che papà vorrebbe e penso che sarebbe fiero di me. Sì, sono sicuro. E Miles, anch'io sono fiero di te. Se avessi voglia di parlarne, chiamami. Grazie, Pete. Vado ora, devo sbrigare delle faccende per May. A dopo. A dopo. Riflessioni. Non vedo zia May da un'infinità di tempo. Probabilmente dovrei onorare la mia reputazione di nipote responsabile. Ok, andiamo da zia May. Oh, attenzione. Peter. Ehi, stai bene? Sopravvivo. Sono preoccupato per te, gestisci questo posto da sola. A loro serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Hai più avuto notizie del signor Lee dopo? No. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo così. Allora, come va con MJ? Diciamo che... Insomma, lei... Beh, sai, è un po' complicato. Sincerità, è così che bene io abbiamo superato i problemi. Problemi voi due? Ma certo, soprattutto alla vostra età. Tu... sei sincero? Sa chi sei veramente? Ehi, alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Oh, non finirà mai. Peter! Watanabe, lasciate un messaggio. Yuri, dove sei? Chiamami appena possibile. Spero che il respiro del diavolo sia ancora lì. Al sicuro. Se quel camion finisse in mano ai demoni, le conseguenze sarebbero disastrose. Ok ragazzi, noi ci vediamo con la prossima puntata. A vedere il respiro del diavolo, proteggerlo. Spero proprio di sì, perché sennò... Avevo saputo che appunto farebbe una strage. Sembra essere potentissimo come arma. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Abbiamo visto che però non sta andando molto bene con il dottor Octavius. Cioè, ormai proprio ha costruito quelle braccia e vuole fargliela pagare, insomma, a Osborne. Poi bisogna vedere che cavolo succederà, perché non me la vedo molto bene. Anzi, non me la vedo per niente bene con Octavius. L'ha tradito a Peter, perché prima ha detto: mannaggia che da sotto stai parlando tu. Oh, finalmente.
Perché prima gli aveva detto va bene, sì, ok, devo testare meglio. E poi intanto è successo quel che è successo, insomma. Non ha voluto dare ascolto alla fin fine. E questo è un male per come stanno le cose. Comunque io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Bella ragazzi. Perché?